Quando ero ragazzino mi piacevano gli eroi e non c'era nessun'altra storia che ispirasse e catturasse la mia immaginazione quanto quella del soldato semplice Desmond T. Doss, il primo obiettore di coscienza a ricevere la medaglia al valore. Più cercavo di comprendere le sue gesta straordinarie, più diventava ai miei occhi un personaggio incredibile. Non avrei mai pensato che 25 anni dopo, da regista, mi sarei ritrovato sulla cima di una montagna, proprio a ridosso di Chattanooga, in Tennessee, in una piccola località chiamata Rising Fawn, Georgia, per incontrare l'uomo che era stato l'eroe della mia adolescenza. Quello che avevo davanti a me era un uomo semplice, che aveva una vita semplice e che riusciva a sentirmi solo grazie al suo impianto cocleare. E quelle volte che le sue parole si capivano appena, il carattere dell'uomo parlava forte e chiaro. Ok, ok, la sento ora. Nato a Lynchburg, Virginia, il 7 febbraio del 1919 da Tom e Berta Doss, Desmond era il secondo di tre figli cresciuto in una tipica famiglia americana durante gli anni della depressione. Dalla curiosità vivace, il piccolo Desmond riusciva ad ammirare anche la bellezza delle piccole cose. Nostra madre aveva un quadro grande nel soggiorno, un'illustrazione con i dieci comandamenti. Desmond era troppo piccolo per poter avvicinarsi ma voleva toccarlo. Saliva su una sedia per leggere ciò che diceva e non riusciva a capire perché Caino aveva ucciso Abele. La Bibbia dice, non ucciderai. Sempre lo segnalava, era semplicemente quel tipo di ragazzo. Caino aveva in mano questa clava, con cui aveva ucciso suo fratello. Mi chiedevo com'era possibile che un uomo potesse fare una cosa del genere a suo fratello. Per me era come se mi dicesse Desmond, se mi ami non ucciderai. E mi era difficile credere che ci potesse essere gente in grado di comportarsi in quel modo. Di conseguenza non volevo trovarmi nella situazione di dover togliere la vita a qualcun altro. Queste semplici immagini accompagnarono Desmond per il resto della sua vita e lo aiutarono a formare il proprio carattere. Di solito Desmond andava a giocare sotto il ponte della ferrovia o si divertiva a mettere delle monete sulle rotaie che poi il treno, passando, avrebbe appiattito. Suo fratello Harold era il suo migliore amico. Un giorno stavamo giocando a fare la lotta, l'erba era umida, sono scivolato e gli sono caduto addosso. Mi sono fatto male all'anca, mi sono girato e gli ho detto ti arrendi? E lui l'unica cosa che mi disse fu ah ah. Non riusciva nemmeno a parlare, allora eh, dissi basta basta, finiamola qui. Quella fu l'ultima volta che abbiamo fatto la lotta, perché non era uno che si arrendeva facilmente, non sapeva farlo. La grande depressione ebbe un duro effetto su suo padre, che era spesso cupo e ubriaco. Fortunatamente furono l'amore e l'atteggiamento compassionevole della madre ad avere il maggior influsso sulla vita di Desmond. Bertha Doss portava i suoi figli in una piccola chiesa avventista del settimo giorno, una chiesa che osservava tutti e dieci i comandamenti. Bertha conduceva un'esistenza coerente con questi principi ed il giovane Desmond seguì il suo esempio. Voleva sempre aiutare i malati. Sentimmo alla radio: non c'era la televisione a quei tempi. Sentimmo alla radio che c'era stato un incidente e che avevano urgente bisogno di sangue per salvare la vita di una donna. Ebbene, lui camminò per quasi cinque chilometri per arrivare all'ospedale a donare sangue e altrettanti per tornare a casa. Due giorni dopo sentì che avevano bisogno di altro sangue. Si rimise in cammino. 5 chilometri ad andare e 5 per tornare a casa. Per il giovane Desmond arrivò un giorno cruciale nella sua casa a Lynchburg in Virginia. Una serata calda d'estate. Fu un'esperienza che non dimenticherò mai. Accadde che mio zio e mio padre stavano bevendo entrambi. E in effetti erano ubriachi. E da lì cominciarono a litigare. Si lanciarono insulti con toni di sfida finché ad un certo punto il padre di Desmond tirò fuori una pistola. Stavano litigando, c'era questa pistola e mia madre si mise in mezzo. Nessuno dei due voleva farle male. Perciò mia madre disse Dammi quella pistola. La polizia sta arrivando. E se ti vedono con quella pistola finirai nei guai. Tolse le pallottole dalla pistola e gliela diede. La mamma mi passò la pistola e mi disse di nasconderla. Corsi a casa, che era soli pochi isolati. Dopo aver nascosto la pistola in un posto sicuro, Desmond riuscì a tornare indietro appena in tempo per vedere la polizia arrestare suo padre. Li ho visti spingere mio padre. E farlo salire a bordo della loro camionetta nera. Poi ripartirono. Non dimenticherò mai quell'esperienza perché. se non fosse stato per mia madre, mio padre avrebbe ucciso mio zio. Se oggi Desmond riesce a parlarne con un mezzo sorriso sulle labbra, in realtà l'incidente del padre sul punto di uccidere il cognato gli fece vivere da vicino l'episodio di Caino e Abele. E si ripromise di non toccare mai più una pistola in vita sua. Io chiedo che il congresso sottoscriva che a seguito dell'attacco vile e non provocato messo in atto dal Giappone domenica 7 dicembre 1941 viene oggi dichiarato lo stato di guerra tra gli Stati Uniti e l'impero giapponese riporteremo vittoria sicura con l'aiuto di Dio. A quel tempo Desmond lavorava al cantiere navale di Newport News, il che lo rendeva idoneo al differimento dell'avvio alle armi. Quando il suo capo gliene offrì l'occasione, Desmond non ne volle sapere. Piuttosto, all'appello dello zio Sam, lui si disse subito pronto. La possibilità di servire Dio e la nazione costituiva per me un onore. Stavamo lottando per la nostra libertà religiosa sapeva che avrebbe avuto difficoltà perché non voleva um, usare le armi. La seconda guerra mondiale fu un impegno totale da parte degli americani a servire, ad arruolarsi volontariamente, a fare il proprio dovere. Un signore disse che nella sua città di origine tre uomini si suicidarono perché non erano fisicamente idonei per l'arruolamento. Voglio dire, pensateci un attimo, poiché non erano fisicamente idonei, non potevano servire la patria e quindi si suicidarono. Qui abbiamo un uomo che si distingue dicendo, sono un obiettore di coscienza, non imbraccerò alcuna arma a motivo dei miei principi religiosi. Riuscite a capire? Non avrebbe mai usato un'arma. Disse mi arruolerò fra il personale sanitario. Quando dissi che volevo entrare nel personale sanitario mi risposero. Ah, non sei tu che devi decidere. Siamo noi che ti diciamo cosa devi fare. E non stava scherzando. L'esercito disse a Desmond che, poiché non avrebbe usato armi, lo avrebbero mandato in un campo per obiettori di coscienza. Lì avrebbe lavorato con uomini che si rifiutavano di indossare l'uniforme o di rivolgere il saluto alla bandiera, uomini che non credevano nella necessità di difendere il proprio paese. Questo servizio mi pare un metodo più sufficiente di risolvere le difficoltà di oggi che il metodo di dichiarare la guerra. Per questo motivo scelgo l'obiezione di coscienza. Cercai di spiegare che io non ero quel tipo di obiettore di coscienza mi definivo piuttosto un cooperatore di coscienza penso che chiunque sbagli quando cerca di compromettere le convinzioni di qualcun altro che si tratti dell'esercito o qualsiasi altro soggetto quando uno ha una convinzione bisogna prenderla sul serio fa parte della sua identità io credevo nel saluto alla bandiera del mio paese indossare l'uniforme e servire il mio paese come chiunque altro. Quando i suoi superiori videro la sua fermezza, gli concessero di entrare in servizio nell'esercito regolare, ma con una classificazione che lui non voleva: 1 AO, obiettore di coscienza. Dunque Desmond si diresse nella Carolina del Sud per entrare nella settantasettesima divisione e iniziare il suo addestramento di base a Fort Jackson. Ho chiesto a Desmond di venire con me, là, dove tutto è cominciato. Sono impaziente di tornare alla base per vedere se le vecchie baracche e tutto il resto sono ancora lì. Non mi piaceva la qualifica che mi avevano dato 1 a 0 e rigettai nell'ufficio leva. Mi fu spiegato che questo voleva dire che ero stato ammesso a questo servizio a certe condizioni, e cioè. che non sarei stato costretto a portare armi. A Fort Jackson Desmond non vedeva l'ora di riprendere servizio nel corpo sanitario, ma l'esercito non aveva altri piani per lui. Questa è una cartolina che Desmond mandò alla sua fidanzata Dorothy Shute. Datata 16 aprile 1942. Cara Dorothy, mi hanno levato dal distaccamento medico. Quindi la prossima lettera inviala al soldato semplice Dos Compagnia C307 Fanteria 77 Divisione Esercito Americano. Prega per me. Con amore, Desmond. L'esercito sapeva che la pressione dei pari era un potente rimedio quindi assegnarono a Desmond una compagnia adeguata, lo scenario perfetto in cui un obbiatore di coscienza avrebbe avuto meno possibilità di essere accettato. Fu in questa stessa caserma che Desmond capì che le sue convinzioni sarebbero state messe duramente alla prova. Veniva visto letteralmente come una peste, ve lo assicuro. E mi chiedevo, a cosa ci serve? Buttatelo fuori dall'esercito. Sapete, lui parlava così dolcemente, molto tranquillo. Però tanti pensavano che stesse solo recitando, e dicevano: Ma che razza di religione è la sua? Non può fare questo, non può fare quello. La sua pratica tenace dei principi in cui credeva, non solo isolava Desmond dai suoi compagni, ma lo fece diventare il vero obiettivo del loro ridicolo. Non volevano stare in sua compagnia, non volevano mangiare con lui, alla latrina con lui o in stanza con lui, insomma non volevano avere nulla a che fare con lui. Era letteralmente stato marchiato a lettere rosse, per così dire. A loro non piaceva che andasse dappertutto con la Bibbia. Sempre portava con sé la Bibbia. Ne aveva una piccola che portava nella tasca e. Sempre lo vedevano leggere la sua Bibbia e questo provocava la loro ira. Alcuni non credevano nella religione. Quindi si chiedevano cosa stesse facendo. Ero diventato lo zimbello di tutti e... si prendevano gioco di me. Mi chiamavano Holy Jesus e Holy Joe. Aveva l'abitudine di pregare la sera. E i suoi camerati prendevano le scarpe e gliele tiravano addosso. E lo prendevano in giro. Non penso che io sarei riuscito a sopportare tutto quello. Ma lui. lui ce la fece. Lui sopportava tutto, qualsiasi cosa facessero o dicessero. Cosa pensa che gli desse la forza di sopportare tutto? Secondo me erano le sue. le sue reali forti convinzioni. E l'unico modo in cui posso spiegarmelo. Lui era devoto al 100%. Al 100% in cui credeva alla sua fede, non si curava per niente di quello che gli altri dicevano. Io credo che non ce l'avrei fatta. Ma lui sì. Ed è per questo che lo stimo molto. Uno mi disse, giuro su Dio, Dos, se tu entri nel combattimento ti sparerò personalmente. Le amicizie che nascono sotto le armi durano a lungo e aiutano a sopravvivere. Non penso che avesse un vero amico. Perché lui non andava con le tendenze dominanti. Lo devo... lo devo riconoscere per... Uh, per aver avuto la forza interiore di tollerare la ridicolizzazione e le critiche. Non li biasimo per alcune delle cose che hanno fatto. Probabilmente pensavano che io fossi una persona sulla quale sfogarsi, oppure che stessi cercando di scansare il servizio. Non sapevano che mi era stato offerto il differimento. Gli uomini della 77esima divisione dovevano esercitarsi e fare un addestramento sulle montagne. L'addestramento prevedeva che si imparasse anche a fare diversi tipi di nodi. Uno dei nodi che Desmond dovette imparare fu la gassa d'amante, che non ha anello scorsoio. Un giorno, mentre si stava esercitando, Desmond scoprì che, raddoppiando la corda, poteva ottenere due anelli invece di uno. Ancora non sapeva che quella scoperta si sarebbe rivelata estremamente importante. Desmond aveva una relazione seria con Dorothy Schutti. Le sue lettere divennero per lui un'ancora di salvezza. Il 17 agosto del 1942 i due si sposarono. I problemi di Desmond con l'esercito continuarono quando la 77esima divisione fu trasferita da Fort Jackson a Fort Pickett. Oltre al principio di non uccidere, Desmond ne osservava anche un altro, che aveva imparato dal quadro appeso in casa. Il quarto comandamento diceva di santificare il sabato. Per Desmond quello voleva dire non lavorare dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato. Il comandamento dice ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro. Ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno il tuo Dio, non farai in esso alcun lavoro e questo ho preso a cuore. Il sabato era il suo giorno di preghiera. Non faceva altro, dato che la sua religione non glielo permetteva. Gli era stato concesso di osservare la propria religione e di rispettare il sabato. Quindi i suoi compagni avevano l'impressione che lui avesse un privilegio che loro non avevano. Questa era l'opinione comune di tutti i soldati. Gli erano stati concessi tutti questi privilegi. Aveva libero il sabato, ma io non avevo libero il sabato. Non si fa così. Devi fare il tuo dovere ora. Tutti quanti venivano e dicevano: Non voglio andarci oggi, ci vado domani. Veniva dunque per chiedere un permesso. Il venerdì sera si presentava dicendo: Maggiore, ho bisogno del mio pass. Poi andava da qualche parte, in qualche cittadina, a cercare una chiesa dove trascorrere il sabato e tornava il giorno dopo. E la domenica gli erano dati tutti i lavori faticosi, perché se non aveva lavorato ieri, allora gli davamo i lavori faticosi oggi. Desmond non si lamentò mai per questo trattamento e dopo circa un mese nella fanteria riceve delle belle notizie il 5 maggio 1942. Cara Dorothy. Sono tornato al distaccamento medico, quindi quando mi scrivi non scrivere C, perché non sono più lì. Sebbene il nuovo comandante fosse ebreo e credeva nel suo stesso sabato, considerava le richieste settimanali di Desmond per avere il giorno libero una costante seccatura. Mi diceva, io sono ebreo e dovremmo rispettare il medesimo giorno, ma ora siamo nell'esercito. Devi fare la stessa cosa. Se sei ebreo e molto religioso, puoi astenerti dal fare determinate cose il venerdì sera e il sabato. Ma la nostra religione ci consente di portare avanti qualsiasi nostro dovere a seconda delle necessità. Desmond non si smosse e rimase fedele al suo principio ogni settimana, ma le tensioni continuarono finché il capitano Statman ne ebbe abbastanza. Mi disse. DOS, non ti firmo più nessun permesso e non permetterò che nessuno te lo farà. Sono stato abbastanza chiaro? Spedì una lettera a casa il 12 aprile 1943. Cara Dorothy, ho detto al capitano Stedman che non avrei prestato servizio di sabato e si è infuriato. Mi ha risposto che mi avrebbe portato davanti alla corte marziale se gli avessi dato ulteriori fastidi, perché non ero migliore degli altri e non avevo diritto ad avere il sabato libero. Ha aggiunto che la situazione non gli portava alcun vantaggio e che si sarebbe liberato di me alla prima occasione. Le convinzioni di Desmond lo fecero rimanere in piedi e nonostante le intimidazioni e le minacce del capitano Stetman di portarlo in giudizio, continuò a chiedere il suo congedo settimanale. Nell'estate del 1943 la 77 ⁇ divisione si trasferì a Camp Hyder, in Arizona, per delle esercitazioni nel deserto. Due camerati di Desmond, James Boylan e Jack Glover, lo hanno accompagnato in questa remota località. Credo che fosse il posto peggiore, peggiore al mondo in cui avrebbero potuto mandarci. E eravamo i primi, a, i primi a fare addestramento in quel posto, ma non so cosa diavolo volessero provare. Era insopportabile, faceva 50 gradi all'ombra, ma l'ombra non c'era. Le, le mandavano fuori di giorno. Sotto il sole cocente a più di 40 gradi, con una sola borraccia d'acqua. Quando la temperatura raggiunge 45 gradi e oltre, come si può stare? Con una sola borraccia d'acqua. Abbiamo perso degli elementi. Alcuni sono morti laggiù. Desmond scrisse a casa, preoccupato per la salute di questi uomini, 9 luglio 1943. Questa mattina sono andato dal comandante e gli ho detto che le borracce erano vuote, gli uomini volevano altra acqua e la cucina voleva indietro le borracce prima delle 9.30 per poterle riempire nuovamente. Si è infuriato. Mi ha chiesto se avesse intenzione di insegnargli come si gestiscono le cose. Mi ha detto che lui era il capo e che io mi dovevo occupare delle vesciche, e che per qualsiasi lamentela dovevo rivolgermi al comandante del battaglione. Andai quindi dal comandante Benz per riferirgli l'accaduto. Gli uomini ebbero l'acqua, ma Desmond ricevette la colpa del comandante della compagnia. Le condizioni al Camp Hyder erano tanto difficili che i casi di disersione divennero comuni. Alcuni scapparono nel deserto e nessuno più li vide, ma indipendentemente da quanto severe fossero le condizioni, Desmond Doss metteva sempre i suoi uomini al primo posto, condividendo la sua razione d'acqua, curando le vesciche ai loro piedi e prendendosi cura di coloro che erano disidratati o che avevano avuto un'insolazione. Scoprirono che facevo il mio impegno con tutto il cuore e volevo aiutarli più che potevo. Nonostante la sua dedizione al servizio, i suoi ufficiali continuarono a considerarlo l'anello più debole ed erano determinati a fare qualcosa in proposito. Il comandante Jack Clover non voleva semplicemente che Desmond se ne andasse dalla compagnia. Lo voleva fuori dall'esercito. Dissi, beh. Stiamo andando in guerra dove devi uccidere o essere ucciso, quindi ognuno deve avere un'arma. È così che funziona, e se vogliamo vincere la guerra, dobbiamo ucciderli prima che loro uccidano noi. Ma lui mi rispose, non dubiti mai del mio coraggio, perché io sarò sempre al suo fianco per cercare di salvare vite, mentre lei stroncherà quella degli altri. Gli dissi... Non ti voglio accanto a me se non sei armato. Tutti gli altri medici in servizio portavano la loro arma, quindi per me anche lui avrebbe dovuto fare lo stesso. Andai quindi dal comandante del battaglione e gli dissi che secondo me Dos doveva essere trasferito. A quel tempo non mettevo in dubbio la buona fede di Clover. Penso che fosse profondamente sincero nell'illustrare che tutta la compagnia sarebbe stata molto meglio se Desmond non fosse rimasto con noi. Volevo rimanere con i miei uomini. Il comandante rispose che non aveva motivo di trasferire Desmond e che l'ordine sarebbe dovuto venire da qualcun altro. Ma io volevo andare a fondo della questione e lui mi diede il via libera per rivolgermi ai superiori, cosa che feci. Mi dissero che non potevano farlo, non avevano l'autorità di farlo e mi dissero di andare alla divisione. Da quello che capii andarono dal generale Randall, che era l'assistente comandante, il quale disse che non solo... Sarebbe rimasto nell'esercito, ma sarebbe rimasto proprio con me. Ancora dopo più di un anno di servizio, Desmond veniva ancora ostacolato dai suoi ufficiali. 19 ottobre 1943. Il capitano Hamilton è venuto da me e ha cercato di umiliarmi facendomi prendere un'arma. Mi ha parlato di Stonewall, Jackson e lì e di altri grandi guerrieri, dicendomi quali grandi uomini fossero e che erano bravi cristiani. Mi ha detto che sto lasciando lottare gli altri per i miei diritti religiosi. Gli ho risposto che c'erano tante altre cose più importanti del togliere la vita agli altri, e che ero disposto ad andare in prima linea per salvare vite umane, non per stroncarle. Il fallimento di Hamilton nel convincere Desmond a imbracciare un'arma ebbe il solo effetto di aumentare la frustrazione dell'esercito. E gli ufficiali di Desmond divennero ancora meno tolleranti nei confronti del suo atteggiamento. Il suo rifiuto di usare armi e lavorare di sabato era motivo costante di tensione. Alla fine non ne poterono più e indirono una riunione per degradarlo alla sezione 8 per instabilità mentale. Desmond fu convocato per rispondere del fatto che non poteva essere impiegato militarmente. In quanto obiettore di coscienza, il sergente Howell della sezione 8 venne da me e mi disse: Dos, restituisci il tuo kit di soccorso perché non fai più parte del corpo medico. Davvero, non potevo crederci. Cuni subì pressioni perché l'udienza o. Oh riunione, come la chiamavano, avesse luogo. Cuni spiegò cosa era successo e perché i compagni si lamentavano, non lo volevano e così via. Gli dissi di controllare i registri della compagnia e mi disse Non abbiamo critiche rispetto al tuo lavoro, sei solo troppo rigido sui tuoi principi religiosi. Vorremmo che tralasciassi il discorso del sabato. Non so perché lo fecero, a meno che non stessero pensando che non volevano essere nelle trincee con uno che non avesse una pistola, una granata o cose simili, perché non aveva fatto niente che giustificasse un'accusa di questo genere. Gli dissi: Signore, non posso accettare la sezione 8 a causa della mia religione. Sarei un cristiano mediocre se accettassi la sezione 8 per la mia religione. Se qualcuno dicesse una cosa del genere, uno, chiunque sarebbe spinto a reagire in modo cattivo. Chi l'ha detto? Perché l'hanno detto? Ma non è stato così. Ricordo una cosa che Desmond mi disse e che mi colpì molto. Mi disse, colonnello, posso essere un soldato bravo quanto lei. E... Ovviamente la storia dimostra che non era bravo quanto me, ma migliore di me. Quando tornò in ufficio, il colonnello Cunei capì che Washington non avrebbe accettato una sezione 8 sulla sola base delle convinzioni religiose. Desmond l'aveva spuntata. Per il momento. Nel mese di ottobre 1943 la 77 ⁇ divisione fu trasferita a Indian Town Gap, in Pennsylvania. Fu qui che quest'uomo, il capitano William T. Cunningham, fece inasprire ulteriormente la controversia relativa al rifiuto di Desmond di usare armi. Jack Clover, Jim Boyling e Ken Lafond ricordano l'incidente. Ci siamo incontrati a una riunione a Washington, D.C. Mi disse che Cunningham era morto e abbiamo fatto un brindisi. Ho sempre sperato vederlo alla riunione. Gli avrei rinfacciato, rinfacciato di aver umiliato Desmond Doss, quando gli chiese la licenza. Avevamo ricevuto un ordine quella settimana che tutti, ma tutti, segretari, cuochi, autisti, tutti, Dovevano qualificarsi per l'uso dell'arma, prima, prima di poter avere la licenza per passare la notte in città. Quindi andai quella notte per ritirare la mia licenza. La chiamavano CQ e il capitano Cunningham era quello che concedeva le licenze. Desmond Doss era davanti a me e chiese la licenza e Cunningham gli rispose «Tu non sei qualificato per averla». E non puoi andare in città. E Desmond rispose, Signore, non sono costretta a usare la pistola. È scritto sul mio file. Non uso assolutamente nessuna arma. Vuol dire che se un tizio entra in casa tua armato... E tua madre in casa? E minaccia di uccidere tua madre? E una pistola a portata di mano? Vuoi dire che non impugneresti quella pistola per ucciderlo? Gli risposi: Ma io non avrei una pistola. Mettiamo che tu l'avessi, non la useresti? Ma io non avrei una pistola. Vuoi dire che non faresti niente? Non dico che non farei niente, è un tema a parte. Non voglio dire che non farei niente. Quando in qualche modo avessi finito con lui, vorrebbe essere morto. Ma sicuramente non ucciderei nessuno. Cosa vuoi dire? E si è incavolato per quella risposta. Era una situazione delicata. Aveva in mano una carabina e mi ordinò: "Prendi quest'arma o sarai processato davanti alla corte marziale". Non lo feci. E lui la riafferrò mentre stava per cadere. Tutti gli altri erano dietro in fila inquieti. E si guardavano in giro, roteando gli occhi. Dos, non voglio doverti processare. Ti darò un'ultima possibilità. Me la rimise davanti, ordinandomi di prenderla. Io non lo feci, e lui dovette afferrarla per non farla cadere, e mi disse Dos, ti porterò davanti a una corte marziale per esserti rifiutato di eseguire un ordine. Un altro ufficiale della, della compagnia si trovò lì in quel momento, assistette alla scena e disse, Lui non tocca armi, è scritto lì, nero su bianco, dagli la sua licenza. Lui non ha niente a che fare con le armi, ma questo non lo capirò mai, disse, ma sicuramente questo argomento non valeva. Ma per Cunningham non finiva lì. Mandò Desmond a prestare servizio permanente in cucina a pulire e a raschiare il pentolame fino a fargli sfaldare la pelle dalle mani. Non gli diede alcuna licenza per far visita alla moglie. Ma per Desmond la più grande delusione fu quando ricevette una lettera da casa. Mio fratello, che non vedevo da uno o due anni, stava per essere arruolato nella marina e volevo salutarlo quando sarebbe andato a casa. Desmond aveva diritto ad un congedo di due settimane, quindi andò dal capitano Cunningham per avere i suoi documenti. Erano già tutti pronti e firmati. Cunningham era il solo ostacolo fra Desmond e casa sua. Mi guardò e mi disse: Dos, non ti sei qualificato nel tuo lavoro, e strappò i documenti che aveva in mano. Non c'era niente che potessi fare. Con i documenti per il congedo strappati, Desmond perse anche le ultime speranze di poter vedere suo fratello. Di tutte le amarezze e le delusioni che aveva vissuto negli ultimi due anni, questa era la più dura. Chiamai casa. Ma non riuscii nemmeno a parlare al telefono, tanto ero scioccato. E piansi. Io non ce l'avrei fatta, anche se mi avessero processato nella corte marziale. Gli avrei detto di andare al diavolo. Col cuore spezzato, Desmond fece fatica a prendere sonno quella notte. Non desiderava altro che tornare a far parte del servizio paramedico. Il giorno dopo, con grande sorpresa, Desmond incontrò Statman, che lo aspettava per riportarlo al servizio sanitario. Il padre di Desmond aveva telefonato alla War Service Commission, al comandante del reggimento, Stephen S. Hamilton. Fu fatto notare che il presidente Roosevelt aveva firmato un provvedimento in base al quale gli obiettori di coscienza non erano tenuti a usare armi. Nemmeno un'alta carica dell'esercito aveva il diritto di andare contro questa disposizione del congresso. Credo che in tanti non abbiano capito che lui aveva semplicemente questa forte convinzione che gli faceva dire questo non lo farò. Non importa quanto mi costerà, ma non toccherò una granata, una pistola o un fucile, anche se gli altri paramedici lo facevano. Sapevo che se fossi sceso a compromessi anche una sola volta, avrei avuto grossi problemi, perché se scendi a compromessi una volta, lo farai ancora. Il confronto con il capitano Cunningham pose fine a due anni di battaglie con l'esercito americano. La battaglia successiva di Desmond sarebbe stata contro l'esercito giapponese. Nella seconda settimana di marzo 1944 la 77 divisione Statue of Liberty si imbarcò. Desmond e Dorothy si salutarono. Quando. Il treno si mise in movimento, la salutai con la mano. E ti dico, ti lascia molto triste pensare che potrebbe essere l'ultima volta che vedrai tua moglie. Ma non volevo piangere davanti a lei per tenerla forte, per essere di incoraggiamento. Nonostante, mentre il treno partiva, vennero le lacrime. Sul treno Desmond stava svolgendo il suo consueto servizio per la cucina quando si rese conto che stavano per passare vicino alla sua casa natia di Lynchburg in Virginia. Sapeva che a suo padre piaceva guardare i treni passare. Quindi appuntò velocemente un messaggio. Cari mamma e papà, penso che tra poco il treno passerà vicino a casa, quindi vi ho scritto due righe. Me la sto cavando bene, e so che il Signore ha risposto alle nostre preghiere, perché non ce l'avrei fatta a sopportare tutto questo. Dot e io ci siamo salutati con un sorriso, perché volevamo che quel sorriso rimanesse l'ultima immagine impressa, rendendomi le cose meno difficili. Che il fazzoletto con cui ho dato l'ultimo saluto a Dot possa fare lo stesso con voi. Spero di poterlo sventolare mentre passiamo. Ho bisogno delle vostre preghiere, ora più che mai. Ma non preoccupatevi per me, starò bene. Il papà stava guardando il treno passare. Desmond legò velocemente il messaggio ad un mattone e lo gettò fuori dal finestrino, gridando e agitando le braccia nella speranza di attirare l'attenzione del padre. Ma i loro sguardi non si incrociarono. Passando sul vecchio ponte della ferrovia, Desmond vide la figura di suo padre sparire in lontananza. Entrai in una profonda depressione. Non sapevo se lo avessi visto ancora in vita o se fosse stata l'ultima volta. E mi veniva voglia di saltare dal treno, pensavo che non sarei tornato mai più, ma sapevo che dovevo scacciare questi pensieri dalla mia mente. Quindi tornai al lavoro in cucina. Dopo questo... puoi immaginare come sono andate le cose. Sull'isola di Guam, gli uomini della 77 divisione sentirono per la prima volta il sapore della guerra. Cavi una trincea, stai lì e non te ne vai. C'era un ragazzo al mio fianco, al quale era entrata una pallotola in testa. Se devi fare i tuoi bisogni, usi il tuo elmetto, poi lo metti lì, in un angolo, fino al giorno dopo lo lavi, meglio che puoi, e te lo rimetti. Sdraiato in trincea, la notte sentivi gli spari sopra la testa. Per tutta la notte sentivi questi fischi e mortai cominciavano a cadere. La tua mente è annebbiata perché ricevi solo ordini. Esegui e basta, non ti chiedi il perché, perché quello è il tuo lavoro, è il tuo compito. I soldati sparavano con le mitragliatrici fino a che le canne diventavano rosse. Fa proprio paura, tanta paura. È di notte che Desmond faceva gran parte del suo lavoro, di notte. Saliva su e se vedeva qualcuno che ancora non era morto se ne prendeva cura e lo riportava in trincea. Questo faceva parte delle sue mansioni. Non era tenuto a farlo di notte. Disse: "C'è un uomo ferito, devo aiutarlo. È il mio lavoro". Una volta è andato a recuperare un ragazzo sotto tiro e hanno cominciato a sparare anche a lui. Io l'ho visto uscire, ma non li ho mai visti tornare. Non so come mai non è stato colpito dal nemico. In qualche forma gattonava a terra e faceva il suo dovere. Il capitano gli disse, sai, ci sono tanti soldati, i tuoi stessi compagni potrebbero spararti. Ma lui non se ne curava. Se vedeva qualcuno che aveva bisogno di aiuto, lo soccorreva e basta. Desmond parla di un soldato in particolare che non dimenticherà mai. Aveva la faccia tutta coperta di sangue. Stava gemendo, urlando e chiamando aiuto. Ho preso la mia borraccia, qualche benda, e gli ho pulito per bene la faccia. E quando il sangue fu ripulito dai suoi occhi, riuscì ad aprire gli occhi e disse pensavo di aver perso la vista. Se anche avessi ricevuto nient'altro che quel suo sorriso sarei stato comunque grandemente ripagato. La mattina successiva, arrivando al bivacco, Desmond scoprì che l'amico che aveva appena salvato qualche ora prima era morto. Da quel momento in poi ho continuato a prendermi cura dei feriti, ma non volevo sapere chi dei miei uomini fosse perché era davvero troppo duro. Cominciò a diffondersi la notizia che Desmond era disposto a prendersi cura di chiunque fosse ferito. Qualcuno disse che aveva soccorso un soldato nemico, mentre gattonava cercando i nostri uomini. In effetti ne è stato trovato uno con un braccio fasciato, fasciato con una benda del tipo americano. Quindi supponevamo che avevano ragione nel dire che lo avesse fatto. Per quanto disposto a salvare la vita di chiunque, Desmond capì ben presto che né lui né i suoi compagni soccorritori avrebbero ricevuto per questo alcun trattamento speciale da parte dei nemici. I soccorritori dovevano portare una fascia al braccio con una croce rossa e un'altra croce era stampata sull'elmetto. I nostri hanno subito tolto queste croci perché li rendevano un bersaglio facile. Mi ricordo che stavo seduto su una cresta e guardavo un gruppo di paramedici cercando di evacuare un soldato ferito e i giapponesi gli stavano sparando, cercavano di uccidere i nostri paramedici. Cercavano di uccidere i paramedici prima di chiunque altro. Erano disposti a risparmiare la fanteria pur di far fuori un paramedico perché uccidere i soccorritori faceva abbattere il morale degli uomini. L'esercito giapponese spinse la tattica volta a demoralizzare il nemico a livelli inauditi. Un anziano di un villaggio raccontò a Desmond che cosa aveva fatto l'esercito giapponese alla popolazione di Okinawa per instillare la paura degli americani. Venivano chiamati fuori dal villaggio perché venivano prese tutte le donne. Venivano, prendevano specialmente quelle più belle e le violentavano davanti a tutti. Poi dissero: Questo è ciò che ti faranno i cani americani. Spinti dalla paura, gli abitanti dei villaggi impararono ad uccidere. Adottavano questa tattica dell'attacco banzai. Volevano ucciderci mentre eravamo nelle trincee di notte. Usavano queste donne con pali fatti a punta per ucciderci. E noi non potevamo fare altro che ucciderle. Bambine, per morte il cielo, donne... Lo abbiamo fatto. Mi vengono i brividi. L'esercito giapponese sapeva che minando il morale degli americani, avrebbero avuto un vantaggio tattico. Jack Glover mi ha raccontato di quando tre soldati giapponesi gli si sono avvicinati, due su una bicicletta e l'altro di corsa. Stavano sventolando una bandiera bianca. E si sono avvicinati a una distanza di circa 20 metri. I due scesero dalla bicicletta. L'altro, che correva, si è fermato. Tutti e tre avevano delle granate in mano o in tasca e ce le hanno lanciate contro. Cinque dei miei uomini rimasero feriti. Dopo quell'episodio... Ordinai ai miei uomini, quando vedrete un giapponese agitare una bandiera bianca, quello deve morire. Non dovrà mai più accadere che chiunque con una bandiera bianca si avvicini tanto da poterci ferire. Nonostante la brutalità dei giapponesi, la disponibilità di Desmond a curare chiunque avesse bisogno rimase immutata. Trovai un giapponese ferito che aveva bisogno di soccorso medico. Stavo per prendermi cura di lui, ma. dei nostri mi puntarono l'arma contro. Hanno usato delle parole forti e dissero Usi quelle cose su questo tizio e ti uccidiamo. Non stavano scherzando, quindi sapevo che non dovevo soccorrere nessun giapponese. Quanto al coraggio sul campo di battaglia, gli uomini della 77esima divisione si guadagnarono un'ottima reputazione per non aver mai ceduto. Persino il famigerato programma radiofonico giapponese Tokyo Rose li chiamava i macellai di Guam. Ma c'era un uomo che faceva eccezione, l'uomo che cercò di costringere Desmond ad imbracciare un'arma. Questo tipo, Cunningham, che si girò e si mise a scappare di fronte al nemico, si girò e scappò. E tutti lo guardammo. Ci stavamo scontrando con i giapponesi e vedemmo Cunningham attraversare il campo allontanandosi da noi fuggendo. L'ho presi di mira e stavo per ucciderlo. Dalla verità del suo comportamento, attraverso tutte le manovre, abbiamo visto la verità quando si svoltò e scappò davanti al nemico, ma DOS non lo ha fatto. Non lo ha mai fatto. Vari episodi sono stati raccontati, ripresa dopo ripresa, azione dopo azione. C'era sempre qualche storia che riguardava Desmond T. Doss, il paramedico, che non ha mai ammesso che un soldato ferito non venisse curato rifiutandosi di ritirarsi senza eccezioni. Fu a Guam che cominciarono a rispettarlo, perché era in campo senza armi. E qualsiasi uomo che decida di andare in guerra senza armi vuol dire che ha fede. Okinawa, l'inferno del Pacifico. Okinawa per me era sinonimo di dormire sotto la pioggia e nel freddo. Fango fino a sopra i capelli. Fango nelle orecchie, nel naso, nella bocca, nelle scarpe. Ovunque. Lasciandosi Guam e Leite alle spalle, Desmond e i suoi uomini si trovarono ad affrontare una grande sfida quando gli uomini della 77esima divisione dovettero prepararsi a prendere parte ad un'invasione denominata D-Day sarebbero stati catapultati a capofitto in una sanguinosa battaglia ambientata nel Pacifico chiamata Operazione Iceberg. Potevamo vedere le flotte in mare, le nostre navi, tutte le nostre navi da guerra, i cacciatorpediniere e questi kamikaze che si lanciavano contro di loro e li colpivano. Guarda, ti dico io, ti dà una sensazione terribile. Ricevuto l'ordine di sostituire la 96esima divisione, ormai decimata. Gli uomini della 77esima si apprestarono con ansia allo sbarco. Ad aspettarli, però, non trovarono il nemico, ma il proprio senso di paura e inquietudine. 28 aprile 1945 Cara Dorothy, tra poco non sarò più in grado di scriverti lettere come questa, non perché non ti ami più. Ma perché devo concentrarmi sul mio lavoro in maniera da poter tornare da te sano e salvo e fare al meglio il mio lavoro con l'aiuto di Dio. Quando vidi questi camioncini carichi di cadaveri di soldati americani, catastrati uno sopra l'altro come legno, tanti camioncini, non solo uno o due, carichi di cadaveri amici. Quando li vidi arrivare dal luogo in cui io stavo per andare, fui preso da forti timori. Dovevamo prendere questi corpi e ammassarli l'uno sull'altro lungo i sentieri. Raccoglievamo questi cadaveri gonfiati, amputati, li prendevamo in due da una parte e dall'altra e capitava che a volte qualcuno di noi perdesse la presa perché erano troppo pesanti, l'altro lo apostrofava dicendo stupido che fai, non curanti del fatto che quelli erano stati delle persone. Dovevamo accatastrarli come legna da ardere. Li ammassavamo sui bordi dei sentieri, buttandoli l'uno sull'altro in mucchi più alti possibili, in modo che poi i camioncini, passando, potessero caricarli e portarli, presumo, da qualche parte per il riconoscimento. Erano, non so, come se. se non fossero state persone. Il fango ci arrivava fin quasi alle ginocchia e stavo trasportando questa barella. Stavo trasportando una barella e mi trovavo nella parte anteriore. Il ragazzo che mi stava davanti ha messo il piede in questa pozzanghera di fango e quando l'ha tirato fuori ho visto il sangue coagulato venire dalla scarpa e cadere nell'acqua e l'acqua era completamente rossa. E mi dissi: Santo cielo, non ci posso credere. Dio mi aiuti. Furono circa 180 metri dove stavamo letteralmente, letteralmente camminando nel sangue. E eravamo arrivati a quel punto. Eravamo arrivati a quel punto. Me, me lo sogno ancora di notte a volte. Ero combattuto sull'eventualità di riportare Desmond e i suoi amici alla scarpata. Non volevo che dovessero ripensare a come era, ma dall'altra parte speravo che potesse aiutarli a ricordare. Non ebbero alcun problema a ricordare. Quando chiudo gli occhi, riesco a visualizzare la scarpata e ogni maledetto pezzo. Tutti i brutti ricordi che mi tornavano in mente. Quando vado a vederla. Credo forse di poter trovare un po' di pace. Non riuscivo a dormire. Pensavo a quali avrebbero potuto essere le mie reazioni. 28.4 al 9.5 Posso ringraziare Dio che sono ancora vivo. Il 28 siamo andati a sostituire la 96esima divisione che non ha potuto avanzare per diversi giorni. Erano bloccati in prossimità di un crinale alto circa 90 metri. Veniva chiamato La Scarpata. Il morale degli uomini di Desmond sarebbe stato messo alla prova nel vedere questo imponente monolito. La scarpata di Maeda corre lungo quasi tutta l'isola o per la parte sud dell'isola. Era un altopiano fortificato con bunker, grotte e postazioni erano rinforzate da acciaio e cemento da quel punto si ha una panoramica di tutta l'isola era un muro enorme alto almeno 90 metri non si poteva oltrepassare non si poteva oltrepassare in nessun modo perché era difeso troppo bene non si poteva colpire e avanzare colpire e avanzare era una guerra stagnante era questione di uccidere o di essere uccisi lì, sul posto. Non si poteva avanzare più di tanto. I giapponesi erano lì già da diversi anni. Avevano fatto delle buche là sotto. Erano un po' come i loro quartieri generali: avevano lì del cibo, delle munizioni, delle medicine. Un qualcosa del genere. Stavano là sotto e potevano scappare quando facevano cadere le nostre granate quando sparavamo là dentro. Potevano stare lì ad aspettare che andassimo via tranquillamente. Una volta ci siamo ritrovati dei giapponesi incastrati nella grotta. E avevamo un interprete che gli disse di uscire con le mani in alto. E gli sparò con il lanciafiamme, direttamente dentro la grotta, poi. Vedemmo della gente venir fuori in fiamme. C'erano donne, non erano soldati, venivano fuori in fiamme, si rotolavano per terra urlando. Cosa potevamo fare? Patetico. Non mi piace stare qui. Magari scherzo a volte, ma sinceramente non mi piace stare qui. Non mi piacciono i ricordi che riaffiorano. Avrei voluto non venire, ma, come ho già detto, sentivo di avere bisogno. Oh, C'è tanta quiete e tranquillità. Non potete immaginare, non potete immaginare quanto fosse diverso. Cominciava più o meno in questo periodo, ogni notte ci lasciavano occupare la cresta per la maggior parte del giorno, poi verso il tramonto ci cacciavano. Stando qui mi è impossibile immaginare la carneficina che si è consumata sul campo di battaglia di questo altopiano. Proprio qui sotto giacciono i corpi di 400 soldati giapponesi sepolti nelle loro caverne, uccisi da Jack Glover e dai suoi uomini. Nove volte in sette giorni gli uomini furono cacciati da questa scarpata. I colpi della mitragliatrice a volte erano tanto fitti da tagliare a metà gli uomini colpiti. Ogni notte non restava un centimetro di questa roccia che non fosse stata bombardata o colpita. La compagnia perse otto comandanti in meno di 36 ore. Plotoni originariamente composti da 30 uomini tornavano indietro in soli 5 o 6. L'intera missione verteva ora sull'invasione da parte della 77 Divisione, che doveva prendere possesso di Hexel Ridge. Venivamo mandati su uno a uno o a squadre di due e ci ricacciavano. Poi veniva su l'altro gruppo, ed anche loro venivano ricacciati. Poi avanzavamo dal lato est verso questa piccola depressione qui. C'erano delle pietre che abbiamo usato per proteggere la mitragliatrice dal fuoco incrociato che proveniva da questa parte. Chiunque mettesse fuori la testa era morto. Questa era una delle postazioni dei giapponesi. E. Da qui avevano una chiara visuale di tutti i movimenti degli americani. Non essendo in grado di raggiungere la cima, abbiamo richiesto delle reti da cargo. Il capitano chiamò il colonnello e il colonnello chiese, che cosa vuoi Frank? E rispose, voglio delle reti da cargo. Erano le stesse reti da cargo con cui scendevamo dalle navi da guerra alle scialuppe che ci portavano fino alla riva. Ma Frank, perché cavolo vuoi una rete da cargo? E disse Salgo su questa cresta. Qualcuno doveva salire e fissare la rete da cargo e tre uomini della compagnia si offrirono volontari. Il paramedico Desmond Doss era uno di loro. Abbiamo preso dei pezzi di legno. Li abbiamo uniti e abbiamo costruito una lunga scala. Siamo saliti e abbiamo assicurato la rete da cargo. L'ho visto lassù insieme agli altri uomini, stavano in piedi sul ciglio della scarpata, cosa che non avrebbero dovuto fare. Fino a quel momento i giapponesi ci avevano sparato contro con l'artiglieria. Ma quando lui salì, non vidi né sentì alcun giapponese sparare. Un poco strano, no? Sì lo è. Questo filmato mostra i primi fucilieri che si sono arrampicati lungo la scarpata. Desmond è visibile proprio in cima dopo aver appena assicurato la rete da cargo. Questa è l'ultima foto scattata alla scarpata. Il fotografo si è rifiutato di procedere oltre. Lo scontro a fuoco era troppo intenso. Il capitano Vernon disse a un tizio di salire lungo la scala per vedere come stavano andando le cose in cima alla scarpata. Salì, scavalcò l'orlo, sentimo gli spari di una mitragliatrice e poi silenzio. Allora mandò su un altro ragazzo e accadde la stessa cosa. Fu mandato un terzo soldato in cima e il risultato fu lo stesso. Lig Willoughby e Desmond Doss furono avvicinati da un colonnello di alto rango. Quando arrivò al mio posto di comando, stavo leggendo la Bibbia e mi chiese come stavano andando le cose quassù. Gli risposi che non lo sapevo, ma il mio posto di comando è lì sotto, dovrebbe chiedere lì prima di salire. Ma lui venne su comunque. Era una questione di pochi minuti prima che sentissimo colpi di fucile o colpi di mitragliatrice, non mi ricordo che tipo di colpi, e Desmond diede uno sguardo oltre la cima. E vide che era steso a terra e mi disse di salire. Ci siamo avvicinati a lui e sanguinava, non sapevo quanto fosse grave la sua situazione. Era coperto di sangue Desmond mi disse che non aveva plasma con sé e mi disse di andarlo a prendere. Dovetti quindi scendere dal dirupo per raggiungere la stazione di soccorso, che era a circa duecento metri. E cadevano i mortai tutto il tempo e tutti i ragazzi erano lì per cercare rifugio. <ride> non è che mi piacesse molto. Quando scendevo avrei preferito rimanere giù. Ma recuperai il plasma e tornai su. L'ho detti a Desmond e lui lo iniettò. A motivo del gran numero di tattiche difensive e allo spirito forte, l'esercito giapponese sembrava inespugnabile. Avevamo chiamato l'artiglieria per un po'. Poi bombardavano per un attimo, poi tornavamo e tentavamo di nuovo. Ogni giorno riuscivamo a raggiungere la cima, ma non eravamo lì per molto e poi dovevamo ritirarci. Questo successe per qualche giorno. Riconosci queste pietre e quest'area qui? Non c'erano alberi, ma. ricordo le pietre. Desmond mi ha raccontato che i giapponesi avevano deliberatamente lasciato che gli americani salissero su questa parte della cima della scarpata. Quando poi videro raccogliersi una certa quantità di soldati. Cominciarono a fare fuoco con qualsiasi arma avessero a disposizione, uccidendo e ferendo decine di soldati e costringendo gli altri a ritirarsi giù dalla scarpata, lasciandosi dietro la carneficina. Il 30 aprile 1945 le compagnie A e B ricevettero l'ordine di preparare un assalto. Prima di prepararsi a salire con la compagnia B, Desmond chiese il permesso di pregare per i suoi uomini. Il luogotenente Gornto acconsentì alla sua richiesta. L'attacco ebbe inizio e la compagnia A fu decimata. La compagnia B, quella per cui Desmond aveva pregato, distrusse un grande bunker e tornò senza un graffio. Al quartier generale ci chiesero: Ma siete sicuri di essere andati alla scarpata giusta? Perché, come ho già detto, fu quasi un miracolo. Nessuno fu ferito, ucciso o ferito. Ma il 2 maggio 1945 la richiesta che Desmond fece di poter pregare non poté essere accolta. L'assalto era già in atto. I giapponesi attesero che la compagnia B raggiungesse la cima della scarpata, dopodiché cominciarono brutalmente a sparare raffiche di artiglieria, di fucile, mortai e granate. Era tutto un tatatata, -ta -ta -ta, boom, boom. L'aria era piena di proiettili e pallottole. Quando sentivamo questo rumore, abbassavamo la testa perché voleva dire che un proiettile stava per passare a distanza ravvicinata. Ci scherzavamo sopra, dicendo: Non preoccuparti, non preoccuparti. Se puoi sentire il rumore, vuol dire che hai ancora la testa attaccata. In cima alla scarpata c'era bisogno di soccorritori. Ralph Baker trovò un soldato privo di sensi conferite alla testa e al petto, ed entrambe le gambe tagliate. Quanto tempo ci vorrà per curare un ferito del genere con entrambe le gambe tagliate? Potevi forse applicare un laccio emostatico alle gambe? Perché siccome entrambe le gambe erano state tagliate stava sanguinando terribilmente. Baker dunque dovete prendere una decisione difficile. Cercare di salvare un uomo che probabilmente sarebbe morto comunque o andare avanti e aiutare qualcun altro. Il ragazzo stava morendo e lo lasciai. Me ne sono andato. Non è indifferenza, niente affatto. C'è quasi un principio che devi utilizzare. Eh, cura per primo il ferito meno grave. Ma Desmond Doss si ispirava ad un altro principio. Mi sono preso cura di chi era sul punto di morire perché erano privi di sensi. E proprio per questo motivo volevo dargli il beneficio del dubbio. Il mio principio era: finché c'è vita c'è speranza. Desmond soccorse il soldato ferito e lo portò in salvo. L'uomo sopravvisse e arrivò a 72 anni. Quella notte, Desmond e la sua squadra stavano cercando di riposare ai piedi della scarpata. Quando sentirono la voce di alcuni giapponesi provenire da una grotta a pochi metri da loro, Desmond e i suoi compagni temettero di essere scoperti. Fra me e i miei compagni c'erano delle granate. Tutto quello che dovevo fare era innescare la granata e buttarla, ero certo che c'erano dei giapponesi. Questa è una foto della buca in cui i giapponesi stavano approntando una mitragliatrice. A pochi metri da lui, Desmond stava per vivere proprio quella situazione critica verso cui il proprio comandante lo aveva una volta ammonito. Costretto a scegliere se proteggere i propri uomini o andare contro le proprie convinzioni, cosa avrebbe fatto? Ho continuato a pensare ciò che avevo sempre pensato. Non uccidere. Dio dà la vita e io non volevo toglierla. Desmond mi ha confessato che questa è stata la tentazione più dura cui si è trovato esposto. Alla fine decise che non poteva uccidere, pur rischiando la propria vita e quella dei suoi uomini. Nel frattempo, in un'altra grotta vicina, Carl Bentley e il suo compagno Charlie Edgett stavano vivendo un altro dilemma. Riuscivamo a intravedere i piedi dei giapponesi che passavano avanti e indietro, 3-4 metri da noi, ed erano molto silenziosi. C'era uno dei ragazzi che era stato ferito gravemente e ci pregava di togliergli gli scarponi. Vi prego, toglietemi gli stivali. In realtà, uno dei piedi. Beh, aveva perso uno dei piedi e l'altro piede era tenuto attaccato solo dal tendine. Gli dicemmo: Ok, ora ti togliamo gli stivali. Parlavamo piano per non farci sentire dai giapponesi. Questo non l'ho raccontato tante volte, non voglio raccontarlo neanche adesso, ma sapevamo che quel ragazzo non ce l'avrebbe fatta. Aveva ferite tanto gravi su tutto il corpo, si lamentava, sanguinava tantissimo. Abbiamo pensato di sopprimerlo, per non farlo soffrire più, e di toglierci dal pericolo. Allora io e l'altro compagno ci dicemmo. Lo fai tu? No, non posso. Charlie, tu lo fai. No, non ce la faccio. Fallo tu. Ma alla fine ci è entrato in testa se dovessimo mettere la fine alla sua vita, perché sapevamo che i suoi gemiti e i suoi lamenti ci mettevano in gravissimo pericolo. Ci abbiamo pensato, ma non siamo riusciti a farlo. E io mi vergogno tantissimo di averlo anche solo pensato. No, questa non è la guerra, è l'inferno. I fucili erano divisi in due, borracce divisi in due, così male era. In tanti cadevano come grappoli, grappoli d'uva. Ci si sparava l'un l'altro, colpivamo i nostri stessi uomini. I giapponesi vennero giù su di noi, vennero giù proprio come un'orda, vennero... Tanto numerosi, tanto velocemente, che buttavano giù i nostri ragazzi e li uccidevano a destra e a sinistra. Venivano giù come uno sciame su di noi. I nostri ragazzi erano circondati da spari a destra e a sinistra, colpi di fucile, granate, mortai. Un americano sulla scarpata è stato ferito da un giapponese. Il suo stomaco è fuoriuscito e se lo teneva con la mano. E aveva tanta paura che ha fatto dei passi indietro e poi è caduto dal pendio. Quando lo sentì urlare mentre cadeva. Oh, non me lo dimenticherò mai. L'esercito americano fu chiamato a ritirarsi e fu sparato qualche altro colpo mentre i soldati scendevano dalla rete da cargo. Per la terza volta fumo buttati dalla scarpata e abbiamo lasciato molti uomini lassù. In cima. Uomini feriti. Uno di quelli era il soldato semplice John Centola. La prima volta che fui ferito, sai, non capisci esattamente qual è il problema finché non pulisci bene la ferita. Desmond Doss mi stava medicando e disse Rilassati, andrà tutto bene. E non riuscivo a credere a quanto fosse calmo. Mentre mi stava assistendo, gli dissi ma tu non hai nessun'arma. Ti do la mia 45. No, mi rispose. Non potrei uccidere nessuno, sai, è la mia religione. Pensai, lui è un vero guerriero. Sentola vide Desmond scomparire dentro il caos. Dei 155 soldati della Compagnia B, 55 furono in grado di ritirarsi autonomamente, il resto rimase in cima alla scarpata. Poi ho saputo, per quanto mi ricordo. Ho saputo che c'era un uomo lassù, che stava tirando giù i feriti dalla scarpata. Tutti dicevano c'è un pazzo lì sopra, rischiando la sua vita per salvare i soldati. Quel pazzo stava per diventare il paramedico più amato. Ciò che il soldato semplice Desmond Dost fece nelle dodici ore successive fu niente meno che un miracolo. Ogni volta che guardavo era lì, porgeva i feriti agli altri soldati che erano giù dalla scarpata. Li porgeva sotto dove potevano essere portati via. Trascinava i feriti alla cengia in modo da poter tirar giù i feriti ai piedi della scarpata, dove avrebbero potuto essere curati in maniera appropriata. Era coperto di sangue da capo a piedi. Era un relitto. Ci fu un momento in cui mi sono ritrovato vicino a lui e ad un certo punto qualcuno gli urlò che lassù c'era un uomo ferito che aveva bisogno di aiuto. Lui non ci pensò due volte, salì subito e lo recuperò. In quel momento gli spari erano fitti, veramente fitti. Io da lì riuscivo a vederlo perché ero nella mia buca, stavo sparando e riuscii a sbirciare lì sopra e vidi Doss che si alzò Andò a recuperarlo e lo riporto indietro. Con gli spari che ti passano sopra la testa, ti devi fare assolutamente il più piccolo possibile. Quindi, per portare via tutti gli uomini da qui, li tiravo per il colletto e li trascinavo a fatica lentamente fin qui sotto. Poi ho sentito come un'illuminazione dal Signore dicendomi ti ricordi del doppio anello che hai imparato in West Virginia? Ehi, hey, il doppio anello. Presi la corda, feci un doppio anello, poi infilai una gamba. In ciascun anello. Fu con quel nodo a doppio anello, che scoprì durante l'addestramento, che Desmond assicurò velocemente gli uomini alla corda e li calò giù dal pendio. E gli stavano urlando: Ehi, Dos, scendi da lì, non puoi rimanere lassù. Scendi, ed era come se non sentisse come se non ci fossero Una volta portò due uomini sto reggendoli ognuno con un braccio ciascuno. Erano mezzi zoppati e lui li aiutò a raggiungere il ciglio per poi farli calare di sotto. E pensai, è una cosa incredibile, come può riuscire a fare una cosa del genere? Poteva pesare 65, 70 kg, forse un pochino di più quando era in servizio, ma non era proprio un uomo robusto. Era semplicemente incredibile. I feriti erano sparsi su questo altopiano roccioso. Alcuni si trovavano anche ad una distanza di 110-120 metri dalla rete di cargo. Desmond li trascinò e li portò fino all'orlo della scarpata da solo. Una volta dopo l'altra vidi Desmond tornare sotto il tiro del nemico, dei giapponesi, andare lì e raccogliere i feriti, che poi calava giù dalla scarpata con questa fune. E ogni volta i proietti gli ronzavano intorno, così pericolosi, che sembravano delle api, qualcosa del genere. Era miracoloso, io non riuscivo a capire come riuscivo a fare questo. Ho pregato per tutto il tempo, chiedendo a Dio, Signore ti prego aiutami a tirarne giù ancora uno. Dopo di quello chiedevo ancora, Signore ti prego aiutami a tirarne giù ancora uno. Era come vedere in lui le mani e le spalle di Dio, è l'unica spiegazione che riesco a dare. Desmond operava da solo, accerchiato dalle file nemiche, senza badare al pericolo costante che stava correndo. Sapendo che i giapponesi avrebbero torturato i soldati feriti di notte, Desmond si rifiutò di lasciare anche un solo uomo lassù. Li vedevamo venir giù. Alcuni erano più morti che vivi, alcuni erano feriti, a volte non si capiva bene. Alcuni piangevano, ma cercavamo di rassicurarli dicendo... Ehi, va tutto bene. Andrà tutto bene. Magari le cose non sarebbero andate per il meglio, però. almeno li rassicuravamo che avrebbero. Uh, avuto una possibilità. Dal punto di vista in cui si trovavano, i giapponesi avevano la visuale libera su Desmond. Un soldato giapponese racconta di aver avuto Desmond sotto tiro, ma che ogni volta che cercava di sparare, l'arma si incepava. Nonostante tutti i tentativi di ucciderlo, Desmond non fu mai colpito. In quelle caotiche 12 ore. Desmond calò 75 uomini. In media uno ogni dieci minuti. Alcuni erano ancora sulla barella quando li tirava giù. Li aveva legati alla barella e li tirava giù da solo. Sarebbe potuto cadere e se lo avesse fatto sarebbe stato ucciso. Stavo lottando per la libertà, ma stavo cercando di salvare la vita invece di toglierla. Perché non potevo immaginare Cristo lì fuori con un'arma, uccidendo le persone. Vorrei pensare che lui sarebbe andato con un kit di soccorso, come ho fatto io. Desmond è un uomo eccezionale. Avere il fegato, come si suol dire, di andare lassù e recuperare quei ragazzi e portarli giù. Quando erano feriti. Uno te lo può raccontare, ma quando vedi con i tuoi occhi cosa ha fatto quest'uomo in combattimento, capisci che è un portento. È l'unico modo per chiamarlo. Guarda quello che ha fatto. Dopo altri quattro giorni di feroce combattimento, la scarpata era ancora nelle mani dei giapponesi. L'operazione Iceberg era rimasta in stallo già abbastanza e le altre divisioni dovevano continuare i loro assalti. Il quartier generale ordinò quindi di prendere possesso di Hacksaw Ridge ad ogni costo. Il reggimento 307 del colonnello Hamilton, stanco della battaglia, avrebbe portato avanti un attacco finale il mattino successivo, il 5 maggio 1945. A quel punto gli uomini stanchi della compagnia B erano arrivati a confidare implicitamente in Desmond. Era la loro coperta di sicurezza e si sentivano tranquilli nel sapere che Desmond si sarebbe preso cura di loro a qualunque costo. Ma il 5 maggio era un sabato, il giorno di riposo di Desmond. Il colonnello Hamilton, allora, sapendo che ero il solo operatore medico disponibile, mi chiese: Ti dispiace? Gli risposi Ci vado, ma vorrei prima finire il mio culto quotidiano. Il capitano Vernon aveva ricevuto gli ordini dal quartier generale, ma lui disse Sì, ci vado. Nascosto in una nicchia in cima alla scarpata, in attesa di iniziare l'attacco, il colonnello Jack Glover si chiedeva il perché di quel ritardo. Il capitano Vernon, il capitano della compagnia B, disse che aveva ritardato l'operazione perché Desmond Doss aveva bisogno di qualche minuto per leggere la Bibbia e voleva che gli si concedesse quel tempo. Il capitano Vernon sapeva che la richiesta di ritardare l'assalto avrebbe avuto ripercussioni sull'intera divisione, ma mandò comunque avanti la linea di comando. Il tempo richiesto da Doss in realtà è stato concesso dal colonnello Hamilton, il comandante del reggimento. Lo stesso colonnello Hamilton, che cercò di umiliare Desmond facendogli imbracciare un'arma a Camp Hyder, adesso teneva in sospeso l'intera divisione per dare il tempo a Desmond di leggere la Bibbia. Desmond si appartò e pregò e poi disse: Ok, vado, sono pronto. È come se avesse voluto dire Dio mi ha dato il permesso. Essendo l'unico medico della compagnia B, Desmond si ritrovò ancora con un bel da fare. Nel mezzo della battaglia feroce, non solo si prese cura dei propri soldati, ma dovette soccorrere anche alcuni uomini della compagnia A. Quel giorno il 307 reggimento prese possesso della scarpata, nota anche come Huxall Ridge. Il sole tramontò e il sabato di Desmond finì. Essendo un medico militare, il mio era un tipo di lavoro che potevo svolgere sette giorni la settimana. Quindi non importava che fosse stato il sabato o meno, stavo facendo del bene. Se non avesse avuto quelle convinzioni, quell'impegno religioso, penso che sarebbe stata una persona meno grande, nonostante avesse portato avanti il suo compito con l'impegno che ci avrebbe messo. Sarebbe ugualmente. stato come tutti noi. <ride> Ora che la scarpata era stata conquistata, l'invasione poteva essere messa in atto. Il numero di morti e feriti continuava a crescere, in entrambi i fronti. Vicino ai piedi della scarpata il colonnello Jack Glover fu quasi ucciso dall'artiglieria giapponese. In suo aiuto giunse proprio l'uomo che lui stesso aveva tentato di scacciare dall'esercito. Sono stato ferito lì, da qualche parte, dove ora c'è quel parcheggio, quando ha esploso la cartuccia. Poi sei arrivato tu e hai medicato le mie ferite. Dovetti cambiare idea sul suo conto e rendermi conto che mi ero sbagliato. Ho cercato di buttarlo fuori, ma lui stava prestando servizio. La mia forma mentis era impostata sullo scontro fisico, mentre la sua era orientata al soccorso dei feriti e non aveva nulla a che fare con la guerra. Nella notte senza luna del 21 maggio 1945, la compagnia B era impegnata in una missione segreta a solo mezzo miglio oltre la scarpata, quando Desmond stesso venne quasi ucciso. Erano entrati inavvertitamente in un campo di soldati giapponesi. Mentre era in atto uno scontro corpo a corpo, Desmond strisciava da un soldato all'altro per soccorrere i feriti. Poi cominciarono a lanciare queste granate. Ne ho vista una arrivare. Ero in una buca con altri tre uomini. Ma loro si trovavano nella parte inferiore. Io invece ero nella parte superiore e li avevo visti lanciare quella cosa. Sapevo di non avere possibilità di arrivarci. Quindi ho velocemente allungato il piede e calciato dove pensavo che potesse essere la granata. Mi buttai a testa bassa sul terreno. E dopo nemmeno mezzo secondo mi sono sentito catapultato in aria. Vedevo stelle che non avrei dovuto vedere. E sapevo che le mie gambe e il mio corpo erano stati fatti esplodere. Desmond attese cinque lunghe ore prima che Ralph Baker riuscisse a raggiungerlo. Mentre Baker e altri compagni trasportavano Desmond su una barella sotto una pioggia di colpi di mitragliatrice, Desmond vide un soldato sdraiato, privo di sensi, con una ferita alla testa. Vedi, Terry. Desmond era ferito e mentre lo stavano caricando sulla barella, ha visto un altro ferito e dalla barella si fece rotolare giù e strisciò fino al soldato ferito per fargli da riparo. Chi cavolo farebbe mai una cosa del genere? Dopo aver ceduto la barella, Desmond fu ferito nuovamente, questa volta dal proiettile di un tiratore scelto, che gli fratturò il braccio. Con le poche forze che gli rimasero, Desmond usò la canna di un fucile come stecca e si trascinò per i restanti 250 metri sovrastato dagli spari, finché non raggiunse la stazione di soccorso. Alla fine Desmond fu trasportato sulla nave ospedale Mercy ed è lì che si rese conto di essersi dimenticato qualcosa. 31 maggio 1945 Cara ti ho detto della sfortuna di aver perso la mia piccola Bibbia quando sono stato colpito. Non sai quanto detesti ciò che è successo, ma spero che qualcuno l'abbia trovata e la stia conservando per me. Scriverò alla Compagnia B per chiedere se ce l'ha qualcuno di loro. Lo spero tanto. Era la mia maggior fonte di coraggio in guerra e durante il mio servizio. E ora che l'avevo persa, mi sentivo io stesso perso. Quando gli uomini della Compagnia B seppero che la Bibbia di Desmond era da qualche parte sul campo di battaglia, si misero in moto senza esitazione. Ripercorsero il tragitto di Desmond sul campo e lo rastrellarono alla ricerca della sua Bibbia, finché non la trovarono. Mi diede tante emozioni contrastanti. Mi venne da piangere, perché ero talmente felice. Furono pronti a rischiare la loro vita. Sotto quelle condizioni non so quanto fosse grave la situazione in quel momento. È stato solamente dopo che ho saputo cosa dovettero andare incontro per trovarmi la bibbia. La battaglia di Okinawa seminò 150.000 vittime tra i soldati giapponesi e uccise un terzo della popolazione locale, oltre 100.000 persone. 15.000 soldati americani deposero la propria vita su questo pezzo di terra. Il 23 maggio 1945, con un braccio fratturato e 17 frammenti di proiettile in corpo, Desmond Doss tornò a casa. Non sono in tanti quelli che sarebbero disposti a stare in prima linea come ha fatto lui. Molti di coloro che ha salvato sono quelli che lo hanno biasimato durante l'addestramento. E invece è stato proprio lui a salvar loro la vita. Solo un vero uomo può fare ciò. Lo chiamavano buono a nulla. Buono a nulla, eh? Quello che ha fatto Desmond, posso andare avanti a raccontartelo per un anno e mezzo, ma è impossibile da credere. Non rinuncerei all'averlo incontrato per nulla al mondo. Meriterebbe molto di più di una medaglia di bronzo o una medaglia d'argento. Quindi abbiamo detto, nominiamolo per la medaglia d'onore. 15 eroi insigniti della medaglia d'onore dal presidente Truman. Ecco l'obiettore di coscienza Desmond Doss che si è rifiutato di combattere, si è rifiutato di uccidere. Un soldato di sanità militare ha dimostrato un valoroso senso del sacrificio per prendersi cura dei feriti. Riceve ora il riconoscimento militare più elevato della nazione e spiega il suo punto di vista da obiettore di coscienza. Ringrazio Dio per avermi permesso di fare la mia parte in questa guerra salvando la vita dei miei compagni. Il motivo per cui non porto le armi è venuto da me, l'ho salutato, lui ha esteso la mano, mi ha chiamato per nome e mi ha stretto la mano come un vecchio amico. Pensavo che fossi stato nervoso, ma neanche mi ha dato il tempo per innervosirmi. Quindi, poi mi disse te la meriti veramente. Mi disse questo lo considero un onore più grande che il Presidente degli Stati Uniti. Desmond, come ti sei sentito nel ricevere la medaglia d'onore? Mi sento molto onorato perché mi piace pensare che la porto in onore degli uomini che hanno pagato il prezzo supremo per il loro paese. Ringrazio Dio per avermi reso capace di fare ciò che ho fatto nel salvare la vita di altri. La vita di Desmond è stata tutt'altro che facile dopo la guerra. Le sue ferite lo resero invalido al 100%, oltre al fatto che la tubercolosi contratta a Okinawa gli fece perdere un polmone. Gli sforzi che l'esercito fece per curare la sua tubercolosi finirono quando gli diedero una dose eccessiva di antibiotici che lo lasciarono completamente sordo. Questo equipaggiamento è come me, vecchio e consunto. Sembra che si guasti più veloce di quanto posso sistemarlo. Nel mese di novembre 1991, la moglie di Desmond, Dorothy, morì per un tumore al seno. Successivamente sposò Francis, che ha vissuto al suo fianco per oltre dieci anni. Insieme hanno creato una casa che mi ha fatto pensare alla casa dei miei nonni. Una casa che vuoi raggiungere in fretta e in cui vuoi vivere lentamente. Segue ancora il principio che imparò da bambino e che lo ha sostenuto durante tutte le difficoltà di cui la sua esistenza è stata costellata. Per quasi 50 anni Desmond ha sempre frequentato la piccola chiesa di campagna. Il sabato è sempre il momento culminante della sua settimana. Gli encomi che Desmond ha ricevuto dopo la guerra non lo hanno cambiato. Oggi... È sempre lo stesso ragazzo che è stato capace di camminare per nove chilometri per andare a donare il sangue ad una perfetta sconosciuta, ritornandoci di nuovo pochi giorni dopo. È un uomo di pace, con la sua vita, con la sua fede e con le sue memorie. Ma ciò di cui sono certo è che il suo intero essere era tanto profondo da cambiare il mondo intorno a lui. Lo so, perché Desmond ha cambiato me. Anche se gli ho detto quelle cose riguardo a imbracciare un'arma, che non sarebbe mai stato al mio fianco se non avesse avuto un'arma. Beh, ho dimostrato immaturità con quello che gli ho detto, perché... Non lo conoscevo in quanto uomo. Lo vedevo solo come un ragazzo smilzo che mi stava davanti e che non era in grado di sostenere il carico. Ma poi a lungo andare ho capito che non solo non era affatto un ragazzo smilzo, ma era anche la persona più coraggiosa che avessi mai conosciuto l'ironia della sorte ha voluto che fosse proprio lui a salvarmi la vita. Dall'inizio della sua prima missione fino all'ultima non ha mai avuto paura di ciò che avrebbe potuto succedergli. Se guardi tutti coloro che sono stati insigniti di una medaglia d'onore, l'hanno guadagnata per una singola decisione presa istantaneamente. Ma quella di DOS era la pratica costante di qualcosa di eccezionale. E non solo una volta, ma più e più volte e altre ancora. fece sempre la cosa giusta nel portare avanti i suoi doveri e non solo i suoi doveri verso Dio ma anche quelli verso il prossimo in particolare verso i suoi concittadini americani c'è un alone di mistero sul suo conto perché si pensa che fosse un tipo solitario uno che se ne stesse per conto suo, ma quello è Desmond. È amplificato per la sua fede profonda e la sua cura nei confronti del suo prossimo, il suo coraggio ed eroismo, umiltà. Si può scorrere tutto l'alfabeto e trovare aggettivi per descriverlo dalla A alla Z o... Dall'alfa all'omega nel greco, e troveresti migliaia di parole che descrivono in modo vivido l'essenza di Desmond Doss. Sono orgoglioso di averlo conosciuto.